che vedi a 12 finale? Eccolo qui, siamo arrivati. Allora, guarda. Guarda con Rugurizzi, lui. Loro. Vai, vai, proprio sotto. Vieni, ciao. Qua, così. Guarda che scritto. Le persone che ti lì. Come ti chiami? Va bene così. Chiama Mattia. Mattia, vieni qua con me, dai. Vieni, vai là. Vieni. Dal di collo e poi sono pochi minuti, ringraziamo la società sportiva Lazio Paracadutismo. Grazie a tutti, grazie a tutti voi, siete impagabili e se siamo stati un po' birichini con voi. Se siamo stati un po' birichini. Non ha guastato il rapporto che c'è tra noi. Siete eccezionali, auguri a tutti. È il 12 maggio, le formazioni dello stadio. Trentini, Cimenti, Colla, Pirazzini, Bruschini, Scorza, Fabian, Valente, Villa, Rognoni, Pavone, allenatore Toneatto. Società Sportiva Lazio, Pulici, Petrelli, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Garraschelli, Rececconi, Chinaglia, Frustalupi, D'Amico, allenatore Tommaso Maestrelli, presidente Umberto Lenzini. Quante persone, quanti amici, quante telefonate, quanto ti batte il cuore? Beh, è una cosa difficile da descrivere perché il calcio cancella tutto, la bellezza del calcio che ogni anno ci sono giocatori nuovi, allenatori nuovi, cambia tutto e la gente si affeziona a ogni giocatore che veste la maglia bianco celeste, però questa è una cosa particolare. Io vorrei dire che oggi è la festa della Lazio, dei giocatori, di tutti quelle grandissime persone, ma la festa anche della gente, perché io vorrei dedicare questa giornata a tutti coloro che hanno perso una persona, tifoso laziale, un padre, un fratello, uno zio, un amico che poi ha trasmesso questa passione. Eccola, oggi è la giornata loro, di chi non c'è oltre a noi. Grazie ancora. Prima di tutto un benvenuto, grazie di essere qua con noi oggi, è una giornata veramente speciale. Dietro questo palazzetto si nasconde una storia lunghissima, dura da 50 anni, non terminerà mai. Grazie a voi, grazie ai carabinieri, grazie a questa bellissima caserma per preservare questo ricordo. E oggi possiamo scoprire con il generale di Corpo d'Armata Minniti, comandante, il presidente Buccioni della Polisportiva Lazio, il ricordo di quegli uomini, di quei grandi uomini, di tutti voi che avete costruito questa leggenda. Un ricordo in perituro, a voi. E viene scoperta questa targa. Applausi.